testa. No, scuotono la testa perché a me fa, non dico arrabbiare perché il termine è esagerato. Quando parlano i tifosi del Toro, parlo in particolare di questo signore che ha chiamato, scordatevelo, pensate alla Coppa. Ma ragazzi, la Juve ha fatto 69 punti su 72. Sì, cioè, voglio dire, se il Toro non perde il derby, cioè, si lecca le dita. Cioè, parliamoci chiaro. Allora, no, per quanto stiano giocando bene, stanno stiano giocando andando bene, ma c'è una differenza abissale a livello classifica. Scusa, vai a vedere la classifica. Io me ne dimentico se 36 numeri, punti, 63 Torino. Contro 36. Cioè, ragazzi, chiariamo questo certo. Problema. Da quanti anni è che il Toro non vince il derby? Da una hit? 19, credo. Bon, ok. 19. Allora, questi proclami ci stanno a livello di bar. Ecco, grazie alla classifica. Ecco, ci stanno a livello di bar. Ma quando tu dici, ah, pensate alla Coppa dimenticata. Ma ragazzi, ha vinto 12 su 12 in casa. Domenica alla 13ª. Tutto può succedere, l'abbiamo detto, il Toro è forte, il momento di forma particolare, via dicendo, scordatevelo. Sì, ma domenica non c'è stato nessun gol irregolare. No, ma infatti non so, probabilmente rigore. Si riferiva alla partita col Verona, quando poi, insomma, anche loro, tra l'altro, sono per dire, io ho preso anche il gol di Immobile era, secondo me, una annotazione. No, non era secondo te, era in fuorigioco. Visto che c'è qualcuno che dice, no, perché la gamba non è era secondo me era fuorigioco, appunto. Era nettissimo, in fuorigioco. Qui abbiamo un tifoso del Toro che mi dice di Toni, uguale come i gol di Toni contro la Juventus e come i gol di Tevez, uguale. Esatto. Mandorlini si lamenta degli arbitri. Ma... stiamo parlando di tutti fuori gioco, calci di rigore, che io parlando con i miei colleghi, una volta non si davano quei rigori che danno adesso, quelle poche trattenute, adesso sono tutti calci di rigore adesso, però non sono quei rigori plateali, i fuori gioco sono millimetrici. Perché una volta non si vedevano perché non c'era la moviola, certo. E allora stiamo qua a discutere che Mandorlini dice perché il gol della Juventus era in fuorigioco, ma anche quello di Toni era in fuorigioco. Esatto, allora il rigore per conto suo non c'era, e poi il rigore andava bene per lui, il gol del Torino era in fuorigioco, ma io le dico a Mandorlini, perché non fai l'arbitro e capirai tante cose. Sì, il rapporto tra certi allenatori e... No, ma sai che cos'è? Lo sai cos'è? Allora, nelle ultime sia giornate di campionato più altre cose che adesso andrò a dire, errori arbitrali, anzi, dei guardaline sui fuorigioco, ce ne sono stati praticamente due a partita per tutte le squadre in campo. Perché è un momento in cui, sa Dio perché, i guardaline non ne azzeccano una. Non ne azzeccano. È vero? Guarda il gol che ha fatto Icardi nell'Inter. Allora Icardi non è più diventato quello che zompa la signora Banda, ma è diventato il fenomeno. No, è sempre un ragazzotto che si deve ritrovare e che ha segnato un gol in fuorigioco. Gli era un metro di fuorigioco. Allora, certo. Okay. Ed era anche visibile a occhio nudo, non c'è stato bisogno di benissimo, ma lo diamo per scontato. Succede, succede in tutti i campi, per tutte le squadre. Sì, sì, sì. Può succedere per il Toro, può succedere per la Juve. Inutile che stiamo lì ogni volta a dire due di qua, meno. No, capita e diventa stufante. Sì. Guardiamo ieri sera. Ieri sera io mi sono messo, sarà uno dei pochi italiani a cui Sanremo non ne può fregare di meno, mi sono messo a vedere Manchester City Barcellona, perché secondo me era una delle partite belle da non perdere. Allora, il rigore dato al Barcellona era di 5, 6, 7, 12 centimetri fuori area, perché il tocco del piede era un po', poi si è concretizzato in area. E credo umanamente impossibile dare un'interpretazione perfetta. Tu la dai quando rivedi la moviola tre volte, perché la prima forse, ma la seconda è così. È vero. Come fa l'occhio umano? Tu vedi che Messi casca in area, non è stato come quello dell'Eisel per capirsi che era fuori di due metri. Sì. Questo qui era questione di 5 centimetri. Certo. Cade in area. Ma come anche certi fuorigioco, quello di Llorente col Napoli, 21 centimetri. Ma cosa sono 21 centimetri quando tu devi vedere la palla che parte, capita per tutti, voglio dire, è inutile che stiamo lì ogni volta a fare le pulci. Ma la Sampdoria che ho visto domenica, no? Allora, la Sampdoria non è stata di sicuro la Sampdoria della Juventus, perché con la Juventus loro ci danno tutti l'anima. Però sull'1-0 c'era un rigore grosso, un grattacielo in favore della Sampdoria. L'hai visto? Due volte, andava sull'1-1, la partita cambiava. Certo.